Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Assaggiamo, un video classico tappabuchi estivo ed essendo estate ho deciso di, tra virgolette, farmi del male provando le tortilla chips al gusto Extreme Chili. Sono un'edizione limitata, penso sia passato un po' di tempo da quando sono uscite, ma io appunto come le chipster di un po' di tempo fa le ho trovate soltanto ora. Se le trovate ancora in commercio non lo so, ma nel caso guardate questo video così saprete se vale la pena o meno comprarle. Vi faccio vedere come al solito un pochino più da vicino la confezione. Come vedete appunto in alto abbiamo questa signorina vestita da diavolo con scritto Limited Edition, il gusto è chili spice jalapeno, l'aroma è naturale, sono senza glutine, abbiamo anche appunto la bella immagine delle tortillas con un peperoncino, contengono olio di semi di girasole e appunto sono delle Extreme Chili Tortilla Chips. Vedremo se sono così estreme. Sul retro nulla di che, vi faccio vedere semplicemente quelli che sono gli ingredienti e i valori nutrizionali. Gli ingredienti in realtà sono anche pochi, per cui direi che è decisamente un punto a favore di queste patatine. Bene ragazzi, e dopo aver visto la confezione, direi che è il caso di andare ad aprire e ad assaggiare. Per cui profumo promette bene, ma le patatine in realtà io me le aspettavo proprio rosse, colore proprio del diavolo, del peperoncino, però ve le farò vedere anche un pochino più da vicino, non sono decisamente rosse, lo capite anche da voi. Andiamo però ad assaggiare, per cui vediamo se effettivamente sono così estreme. Non mi convincono, ne ho trovata un'altra leggermente più rossa e sì, vabbè, un pochino più aranciata, vediamo se effettivamente. Allora, sono piccanti, sì, ma dovete cercare quelle con più polverina di peperoncino sopra perché altrimenti sembrano delle normalissime tortillas. Per cui se vi piace il piccante, sì, non sono nulla di estremo, ovviamente, non sono la patatina più piccante al mondo che devo essere sincera, mi piacerebbe provare. Se le trovate comunque e vi piace il piccante, ve le consiglio, però ecco, niente di estremo, tutto normale, diciamo così, ho mangiato di peggio, secondo me. Per cui ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia portato un pochino di freschezza in queste calde giornate estive. Nel caso lasciate un bel like e commentate se conoscevate o avete già assaggiato queste patatine. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video in uscita. Cerco di mantenere comunque un video a settimana il venerdì. E vi ricordo che se vi abbonate avete comunque l'accesso anticipato ai video, quindi anche questo video l'avete visto con un pochino di preavviso, con un pochino di anticipo. Come al solito, qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi come al solito, have a nice life!